Era sempre lui, il medico, quello che non avevo mai incontrato prima. Mi sembra che tutto stia girando, non sono più abituata a bere, era tanto che non uscivo, sai, da quando mio marito se n'è andato. Io non me l'aspettavo. Vuoi sederti sul divano? Sto bene qui, non avevo il coraggio di alzarmi. Qualcuno ha acceso la musica e questo mi è piaciuto, perché potevo far finta di ascoltare senza dare troppo nell'occhio. Un paio di invitati hanno acceso anche la tele per guardare la fine di una partita di calcio, rigorosamente senza volume. Muovevo la testa a destra e a sinistra. Mangiavo qualcosa e bevevo per sembrare a mio agio. Poi il mio telefono si è messo a squillare. Ho impiegato un po' a capire che il trillo era la mia suoneria. Ti squilla il telefono, sempre a lui. Ho infilato la mano in borsa e ho iniziato ad agitarmi. Dove era finito? Quando l'ho trovato aveva smesso di suonare, ma il nome di Lorenzo brillava sullo schermo. Sono alzato di scatto, rischiando di far cadere tutto quello che c'era sulla tavola. Scusate, devo richiamare, deve essere urgente, ho balbettato come se interessasse a qualcuno. Sono corsa sulla terrazza per avere un po' di privacy e perché Lorenzo non capisse che mi trovavo a una cena senza di lui. Mentre aspettavo di sentire la sua voce, la mia mente non riusciva a fare altro che immaginare scenari paradisiaci. Mi avrebbe chiesto scusa, era preoccupato per la mia assenza. Aveva finalmente capito di aver fatto una stronzata, era tornata a casa. Fosco, stai bene? Sì, certo, perché? Sono ripassato alla casa a prendere delle cose e ho visto che non c'eri neanche stasera. Avevo detto che sarei andata via per un po'. Sì, ma non pensavo che l'avresti fatto. Comunque l'importante è che tu stia bene. Dove sei? Silenzio. Lorenzo, dove sei? A casa sua. Ho sentito il primo freddo di settembre arrivare allo stomaco. Sua di chi? Riccardo. Il nome mi è rimbalzato nella mente come la pallina di un flipper. Non conoscevo nessun Riccardo. Poi dei rumori sono arrivati dall'altra parte, da Milano. Qualcuno, un uomo, stava facendo il nome di mio marito. E se avessi potuto immaginare la scena, lo avrei visto allungare una mano su quella di Lorenzo, cercando di trascinarlo via. Ora devo andare, mi aspettano. Volevo solo sapere come stavi. Ci sentiamo presto. Comunque anch'io sono a una festa, ho strillato mentre non chiudeva la comunicazione. Sono rimasta con il cellulare appoggiato all'orecchio, facendo finta di continuare a parlare. Ho finto una piccola risata e annuito un paio di volte, così nel caso qualcuno da dentro mi stesse osservando. Poco dopo ero di nuovo seduto al mio posto con il bicchiere in mano. Di quello che è accaduto in seguito non ricordo quasi nulla. Avere il controllo sulla propria vita significa riuscire a evitare che il nostro destino dia retta a qualcun altro. La qualità di una relazione non si può misurare solo con la sua durata. Spesso, se ci pensiamo bene, quell'amore è stato magnifico, anche se non ha resistito fino all'ultima chiamata. Il mattino dopo un rumore mi ha svegliata, ho cercato di capire dove mi trovassi. Ho richiuso gli occhi e una fitta mi è traversata le tempie. Era la stanza dei miei genitori e quello su cui ero sdraiata era il loro letto. La porta di casa si è aperta. Mi sono irrigidita e mettendomi a sedere ho urtato qualcosa accanto a me. Era un uomo, l'uomo di ieri sera. Il medico con cui avevo parlato alla cena di Valeria, perché si trovava lì? Perché avevo solo un buco nero nella testa? Ma soprattutto, chi stava entrando in casa? Mi sono alzato e sono uscito nel corridoio in punta di piedi. Possibile che i miei genitori fossero rientrati prima? Un grido mi ha paralizzato, ma non ero io.